Allora, eccoci qua ragazzi, buon pomeriggio a tutti. Breve video per ricordarvi le previsioni che abbiamo in gioco e in più anche per farvi vedere perché ieri non ci sono stato, ma sono arrivati un po' di messaggi e non tanti, un po' di scontrini sono arrivati per quanto riguarda il metodo Aurora. Adesso io vi sto facendo giocare una previsione, bisogna avere anche pazienza, perché io adesso vi faccio vedere anche la previsione, siamo già al quarto colpo, bisogna avere pazienza. Ci sono delle previsioni che escono a colpo, io questa l'avevo vista perché era proprio come il metodo Aurora spiegava, però avendo già la previsione su Roma-Torino non ho voluto aggiungere carne al fuoco, però qualcuno l'aveva vista e se l'è giocata. Vedete, il 28 marzo avevamo su Milano-Torino la previsione. La previsione, eccola qua, Torino-Milano, e ieri è uscito Lambo su Torino, Lambo secco 50 e 10. Purtroppo, sono delle previsioni che escono a colpo, delle previsioni che dobbiamo aspettare, però per farvi capire che chi ha il metodo Aurora e gioca solo il metodo Aurora, questi sono i risultati. Questo a colpo, vedete, il 28 marzo c'era la previsione consecutiva, perfetta. Erano una previsione con tre ambi e una quartina. A colpo su ruota ha fatto 10,50, ambo secco. Allora, questa è la previsione che io vi ho regalato, che vi sto facendo giocare, che sto giocando anch'io personalmente. Vedete, dal 21 aprile, perciò servono 6 colpi, almeno 6 colpi necessari. Dobbiamo portarla avanti per chi vuole portarla avanti, naturalmente. Vedete che il 30 è uscita, sono usciti 3 numeri della cinquantina. Chi aveva su Facebook visto la previsione che avevo messo Palermo 50, 55, 59 col 5 è uscita su Roma. Vabbè, questa è un'altra cosa. Comunque questa è la previsione da giocare, da portare avanti. Vedete, l'avevo messa dal 21 aprile, perciò siamo arrivati a 4 colpi di gioco. Sarà il quinto colpo quello di domani. Bisogna avere la costanza. Vedete che io la previsione non la cambio, almeno per i 6 colpi. Poi se esce, ottimo. Però se non esce, purtroppo la cambieremo. Però vedete, io ve ne metto una ogni tanto e la porto avanti per i 6 colpi. Poi ci sarà anche quella che metterò come questa e uscirà a colpo. Lì tanto ci va anche un po' di fortuna, perché è un gioco. Allora, poi vi ho regalato anche questa previsione. Avete visto che su Genova è uscito 39, 49, 59 su Genova. 39, 49, 59. Cioè, questa è una previsione molto fattibile, ok? 19, 29, 39 su Bari e Milano. Avete visto anche che su Bari è uscito 79, 89, perciò questa cadenza 9 sarà presente nei prossimi colpi di gioco. Per chi ha invece il metodo L, vi dico soltanto attenzione, guardate bene, calcolatelo bene perché c'è un'ottima previsione su Palermo e Torino. Ok? Palermo-Torino, per chi ha il metodo L, mi raccomando, Palermo-Torino è perfetta. È come quella che spiega il metodo, mi raccomando, è perfetta. Perciò potete fare anche due previsioni, potete fare due ambisecchi là, se poi unite meglio ancora. Perciò allora faccio rivedere le previsioni. Questa è Bari Milano 30 marzo, perciò il primo colpo. Ovviamente chi sta giocando questa, vedete, si spende poco perché una previsione così
4-5 euro, una previsione così spendete proprio il minimo indispensabile, 2 euro giocando 50 lambo e 50 alterno, si può giocare tranquillamente. Ecco perché le mie previsioni vanno portate avanti, almeno 5-6 colpi, perché tanto di investimento qui c'è 10 euro, se si gioca 50 lambo e 50 alterno, 10 euro nel giro, 12 euro nel giro di 6 colpi. Se andiamo a prendere lambo, recuperiamo e vinciamo. Ok? Vi ricordo anche i nostri contatti e quello che abbiamo sul nostro sito. Abbiamo l'ultimo capolavoro che sarebbe il metodo L o il metodo MMI, se il cellulare si mette a fuoco. Poi abbiamo il periodico di ambate su ruota, per chi piace le ambate. E poi a breve avremo il volume 1, raccolta di metodi 2019. Ovviamente sapete che il metodo Aurora si gioca, ragazzi, si gioca, perché questi sono i risultati, Ambo secco a colpo, condizione il 28 marzo, il 30 marzo, ambo secco. Ovviamente bisogna seguirne una e bisogna seguire quella che dice il metodo, perché ci sono tante condizioni da scartare, tipo questa si scarta, vedete, questa si scarta, vedete, questa era in gioco, questa è buona, questa si scarta, perciò chi ha il metodo Aurora, mi raccomando, segua quello che dice il metodo Aurora. Io le faccio vedere perché ovviamente chi non ha il metodo non riesce a capire quali sono da giocare e quelle no. Va bene, ragazzi, siamo arrivati a 7 minuti. Io vi saluto, vi faccio rivedere le previsioni. Questa qua, Roma-Torino e Bari-Milano. Attenzione a Palermo-Torino, il metodo L. Ok? Chi sta giocando 90, occhio perché potrebbe uscire su Bari, Napoli o Nazionale. Da Maurizio un saluto e ci vediamo al prossimo video. Ciao ragazzi!